Trasmettiamo le interviste di Telearcobaleno 1 a cura di Vito Sansone. Buona visione. Con il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, Ok. veramente centinaia di persone hanno inondato, stanno inondando il lungomare di Sapri per questa bella idea che si è tradotta in questo Peak Day. Parte da Diamante, arriva a Sapri e dove potrà arrivare, sindaco? Parte da Diamante, arriva a Sapri e poi completerà l'ultima tappa a Napoli, se non erro. Quindi Sapri entra a pieno titolo all'interno di questo circuito bellissimo del Peak Day. È il primo anno, ci abbiamo creduto. Noi ringraziamo chi ci ha supportato, tutte le associazioni, i commercianti, i volontari, Tonino Luppino, Enzo Crivella, Te Vito, che tutti i ragazzi che hanno utilizzato i social come veicolo per amplificare quella che è stata la portata mediatica di questo evento. Tante persone, tante presenze, bambini, persone che festeggiano e sono felici. Quindi siamo soddisfatti per una prima edizione e già pensiamo alla prossima. Quindi ovviamente andremo ad aumentare sempre di più. In più, rientrare all'interno di questo circuito che ci accredita ci rende onore perché ovviamente la manifestazione è iniziata oltre 27 anni fa. Arrivare a Sapri e Napoli, quindi andare ad accostare al nostro capoluogo Napoli anche Sapri, è una grande soddisfazione. La scelta di questo luogo da parte delle organizzazioni a noi ci rende onore e motivo di vanto e quindi faremo di tutto per investire sempre di più su questa manifestazione, che poi arriva anche in un periodo di destagionalizzazione, quindi per portare in questa piacevole serata autunnale, che è calda e sembra quasi estiva, un momento piccante, proprio come il peperoncino, per rendere ancora più alto il calore della nostra terra, il calore della nostra gente e accogliere tutti nel migliore dei modi. Questo evento testimonia anche l'unità dei ristoratori, dei commercianti, che veramente stanno facendo squadra, lo stiamo vedendo anche in questa serata. Stanno facendo squadra, sì, lo dicevo prima, tutte le associazioni, i commercianti che hanno allestito le proprie vetrine dando questo motivo del peperoncino. È un momento di gioia particolare per me e anche per il paese perché tutti gli operatori si sono uniti, dagli albergatori ai commercianti, ai cittadini normali, per aiutarci nell'organizzare questa manifestazione. Quindi è un esempio di unità di paese e di questo forse è l'obiettivo maggiore di un amministratore ed è sicuramente una delle cose più belle che sia capitata in questo tempo. Allora, questo evento che come abbiamo già anticipato rientrerà in un'agenda particolare che ingloba oltre Diamante anche Napoli e che può andare anche oltre i confini italiani. Infatti, sicuramente rientrare nell'agenda è importantissimo. È un'agenda bella anche come stampa, abbiamo già avuto modo di vederla ed è ovviamente l'elemento che ci fa pensare che si stia investendo come Accademia del Peperoncino anche su Sapri, perché rientrare all'interno dell'agenda ovviamente è importantissimo. E allora dobbiamo solo vedere le prossime edizioni. Professor Monaco, allora, Enzo Monaco che è l'ideatore del Peperoncino Festival di Diamante, nonché presidente dell'Accademia Nazionale del Peperoncino. Inizia questo gemellaggio attraverso il Peak Day di Sapri, questo gemellaggio tra Diamante e Sapri che però porterà anche in altre località e forse anche fuori dai confini nazionali. Sì, è un gemellaggio interessante perché dietro a Sapri e a Diamante c'è la Campania e la Calabria, due regioni limitrofe che fanno bene a camminare a braccetto. La sensazione è che questo festival Peak Day di Sapri andrà avanti, farà molta strada perché da quello che ho visto abbiamo una location probabilmente unica, superiore a tante altre che abbiamo in Italia perché è praticamente in riva al mare e quindi si gode lo spettacolo di questo mare meraviglioso col porto in lontananza. Poi il lungomare con gli alberi e gli stand che sono collocati in mezzo agli alberi con show cooking, spettacoli, mostre e via di seguito. Secondo me ci sono tutti gli ingredienti indispensabili perché questo evento diventa di primo ordine nel panorama nazionale, se non internazionale. Noi prima parlavamo in uno dei convegni, degli incontri che hanno preceduto gli eventi legati al Peak Day, dell'opportunità di fare turismo attraverso il cibo. Ecco, lei ha questa esperienza del oltre 26 anni di Peperoncino Festival, c'è un segreto particolare? Noi siamo stati fra i primi, anzi i primi in Italia a credere al turismo gastronomico, tant'è che il Peperoncino Festival di Diamante
è nato prima del Salone del Gusto di Torino, è nato prima del Euro Chocolate di Perugia, che oggi sono gli eventi storici più interessanti che ci sono in Italia. Guarda, non c'è una formula particolare, secondo me il segreto è uno solo, bisogna crederci. Noi quando abbiamo iniziato 27 anni fa, diciamo che i primi 4-5 anni non sono stati degli anni semplici, perché avevamo un po' critiche e commenti negativi da tutte le parti. Noi però siamo stati duri, abbiamo perseverato, siamo andati avanti. È chiaro che Peak Day di Sapri nasce con tutt'altri auspici, intanto si avvale dell'esperienza del Peperoncino Festival di Diamante, che ha segnato la strada, perché adesso che noi abbiamo 250.000 presenze in 5 giorni, che siamo giudicati il più bel festival del peperoncino del mondo, abbiamo un compito, quello di guidare gli altri che vogliono cominciare a fare questa esperienza. Lo abbiamo fatto con tante città d'Italia, lo facciamo volentieri con Sapri, che evidentemente è una città vicino a noi e quindi ci sta ancora di più a cuore. Con il console della Repubblica Venezuelana a Napoli, la signora Marilis Gutierrez, benvenuta, benvenuta qui a Sapri per questa serata piccante, il Festival del Peperoncino. Allora, innanzitutto, le sue emozioni venendo qui per la prima volta a Sapri, che impressione le ha fatto? Buonasera a tutti, voglio ringraziare a Tonino e anche al sindaco per questo meraviglioso invito. Veramente quando noi siamo in macchina, che siamo arrivati da Napoli qua, è stata una sorpresa vedere questo mare, questa montagna, questo popolo, vedere come sta ubicata geograficamente Sapri. Veramente per noi ha sido una belleza la conmemoración, la celebración de un piatto tipico como es, la característico como es el peperoncino. El peperoncino ha unido a los pueblos, el peperoncino a través de su sabor, del mar, ha venido de la América Latina. Hemos visto 40 diferentes tipos de peperoncino ubicados en el territorio, aunque me recontaban que eran 70 los que c'è. Ho visto en la tabla que c'è del de La Habana, el del Venezuela, el del Perú y el de Sapri. Far el turismo del cibo, fai il turismo gastronomico, sviluppare a un popolo con amor, con dulzura, con la tradizione, con lo proprio, è lo più bello che può esistere, essere nel mondo. Per noi come consule generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli, con 162 anni che ha nascito questo consulato, è un onore condividere nel sur della Italia. Il popolo deve essere unito attraverso della amor, del cibo, e per quello noi siamo molto felici di star qua. Venite tutto, venite, conoscere questa tradizione, conoscere questo mare, conoscere questo popolo, conoscere questa ricchezza naturale che c'è qua a Sapri. Grazie per l'invito a Sapri.